Benvenuti sul canale di Axios 00, benvenuti a questa nuova serie. Siamo finalmente su Super Mario Maker 2, siamo su Nintendo Switch. Quindi facciamo, premiamo ZL più ZR, perché sono soddisfazioni così. Facciamo gioca per la prima volta. Io non vedo l'ora di vedere, già questa colorazione mi piace da morire. Attenzione, Super Mario Maker 2 ragazzi, Super Mario Maker 2, incredibile, lo sto portando sul canale finalmente, primo episodio della serie. C'è stato un episodio 0 dove vi spiegavo un po' come inviarmi i livelli. Sì, perché farò i vostri livelli ovviamente, quelli che mi invierete. Uno solo a persona. Comunque vedetevi l'episodio 0, mi raccomando. Andiamo su modalità storia. Io volevo ringraziare, ci tenevo a ringraziare Castix per la intro che avete visto in questo video e Samuel per la copertina che vedrete in questa serie appunto. Intanto la modalità storia, godiamoci un po' la modalità storia inizialmente. Poi quando mi arriveranno abbastanza livelli porterò anche una serie aggiuntiva appunto dedicata esclusivamente ai vostri livelli, quindi mi raccomando. Toadette capocantiere, ok, che ci deve dire? Beh, non è stato facile, ma abbiamo finalmente ultimato i lavori del castello. Toad caposquadra, c'è anche il Toad caposquadra ragazzi, attenzione, non ce l'avremmo mai fatta senza di te, cara la nostra capocantiere. Ah, quando lo vedrà, la principessa Peach rimarrà senza parole. Siamo anche noi siamo operai. Da come siamo messi, mi sento tanto operaio attualmente. Chi ha lasciato in giro quel razzo? Quel razzo cancella tutto. Come razzo cancella tutto? No, questo c'è nella modalità creazione dei livelli. Quello se lo premete vi cancella tutto quello che avete fatto fino a quel momento. Le soddisfazioni della vita, non credete anche voi? Non sono stato io. Di sicuro è stato... Ah, c'è anche lui. Bellissimo. Bellissimo lui. Ma ciao. Grande, guardate come scodinzola. Bellissimo. Sì, però non premere il bottone, eh. Sì, no. No. Appunto. Ho l'impressione che quel castello farà una bruttissima fine. Tanto il delirio generale. C'è uno che dorme, tra l'altro, a destra, quello giallo, il Toad giallo dorme. Della serie, chi se ne di tutto sto lavoro? Fate voi, io me la dormo. Vabbè, magari ha lavorato prima, ma anche no. Comunque, per questo preferisco i gatti. Ah, mi posso muovere? Ok, sto giocando col Gamepad Pro di Nintendo Switch. Dici, Toadette, capocantiere, Toadette, anzi, non ci posso credere. Il castello della principessa Peach, dobbiamo ricostruirlo. Ma non abbiamo più monete da spendere. Questo è un bel guaio. Ma certo, come ho fatto a non pensarci? Puoi raccogliere abbastanza soldi per ricostruire il castello. Ho detto soldi, sono monete, dettagli. Con il tuo aiuto potremmo costruirne uno ancora più grande e più bello. Vai a vedere se il caposquadra ha qualche lavoretto per te. Dobbiamo guadagnare un po' di monete. D'accordo? Io mi raccomando ragazzi, se vi piace il video mi raccomando like al video e condividetelo, così da far sapere a più persone possibili che poi porterò ai vostri livelli, principalmente quella, lo scopo di questa serie, oltre a fare la modalità storia ovviamente. Toad, dici tutto, caposquadra. Non che stessi origliando, ma non ho potuto fare a meno di sentire la tua conversazione con la capocantiere. Per fortuna ho accesso a vari incarichi in arrivo da tutto il mondo. Vi basterebbe da vicino, cioè non è che devo andare a fare... Se completi un numero sufficiente di incarichi dovremmo guadagnare abbastanza monete per ricostruire il castello della principessa Peach. Sapere che ti farai carico da solo della ricostruzione di tutto il castello mi toglie proprio un peso dallo stomaco, sai? Ecco, guarda questo incarico di un certo appassionato di Goomba. La maggior parte di quelli che ci commissionano gli incarichi non usano il loro vero nome. A me basta che ci diano le monete, il resto non conta. Sì, no, aspetta. Battaglia in discesa. 100 monete ci dà. Difficoltà 1. Il nostro primo incarico, ragazzi. Ho fatto un livello piano di Goomba. Arriva all'asta della bandiera per beccarti la ricompensa. Un piccolo consiglio. Scivola sulle discese inclinando L, lo stick sinistro, in basso. Per spazzare via i Goomba. Ok, si chiama appassionato di Goomba. Sì, perché hanno messo anche ai livelli che andrete a creare, hanno messo delle... Rispetto al primo, sto facendo delle differenze rispetto al primo, hanno aggiunto delle cose da fare, tipo arrivare il traguardo come Mario Grande o queste cose, cioè delle... raccogliere tot monete, dei traguardi in pratica, no? Allora, facciamo così. Ok, no, ho percepito...
No, ok. Mi sembra... mi sembra scivoli di più il personaggio rispetto a Super Mario Maker 1. Qui intanto non si entra. Grandi così. Calma. Ok, va bene. Cerchiamo di ripulire tutto. Magari i suoni ci sono ancora. Si può rulla. Salve. C'erano quelli di Super Mario Maker. Perché io non li ricordo per niente. Quel tipo di Goomba lì. Non è che ha mosse speciali il nostro... No, ho provato a abbassarmi e alzarmi per vedere se aveva qualche mossa speciale particolare. Intanto ci siamo guadagnati la nostra prima one-up. O one-up, come le chiamavo io a volte. Grandi così, sì, perché anche se non mi conoscete, imparate a conoscermi, nel senso che se volete seguire questa serie vi troverete a che fare con un disgraziato che spesso e volentieri scambia i nomi tipo gusci per funghi o altro. Quindi mi raccomando, abbiate pietà di me, via! No, aspetta un attimo, che c'è qua sopra? Perché dovrei andare lì? Ma anche no. Ma soprattutto, come faccio ad arrivare a quella moneta da 10? Da qui forse? Ci sono i nuovi tubi colorati, che non c'era. Che spettacolo. Sono il... i tubi praticamente saranno verde, giallo, blu e rosso, se non erro. E ognuno cambia... per ognuno cambia la gradazione, diciamo, la velocità con la quale si uscirà dal tubo e con la quale appariranno i nemici, più che altro. Grandi così, fatto. Monete prese, raccolte. Ne abbiamo prese 44 comunque, non sono poche. Ci dovrebbe, visto che abbiamo finito il livello, ce ne dovrebbe dare 100 in teoria. Questo primo livello semplice, 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 ce le cumula tutte quante, quindi. Ottimo. Allora conviene cercare di prendere anche un sacco di monete mentre si fanno i livelli. Vai a dare le monete raccolte al capocantiere. Eh sì, siamo davanti. Ora, cominciamo le fondamenta. Buona... signorina, calma e per piacere. Allora, so che il capo lei è qui, però con calma. Meraviglioso, salve Todd. Bene, consegna le monete alla capocantiere. Ah, capocantiere però. No, 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 Mario, ok. Ce l'ho fatta, con calma e per piacere. Ce la faccio, calma. Mario, sei tornato. Hai buone notizie per me? Hai raccolto un po' di monete? Sì. Ottimo lavoro, Mario. Grazie mille. Ci servono quelle monete per ricostruire il castello. Ok, seleziona fondamenta e dai il via ai lavori. Va bene, c'è solo questa, non è che devo fare altrimenti, ne sei sicuro? Non posso fare altro, quindi sì. Ok, diamoci da fare. Succede qualcosa di particolare? Sì, che praticamente inizia... che sono quei due martelli? I lavori alle fondamenta sono iniziati. Proprio così. Completare gli incarichi significa far progredire i lavori. A proposito di incarichi e lavori, avete già tutto sbloccato in questo Super Mario Maker 2, quando create i livelli. Tutto, non è come il primo. Avete tutto là subito, almeno da quel pochissimo che ho visto nella, per settare i suoni, settare i, appunto l'audio del gioco. Avete tutto sbloccato, per quel pochissimo che ho visto. Quindi vai avanti con gli incarichi. Non so se magari poi fare la modalità storia sblocca qualcosa di aggiuntivo o meno. In ogni caso ce la vediamo perché sono livelli fatti direttamente da Nintendo. Mi sembra giusto giocarli, ecco. Ho degli incarichi per te, Mario. Ma prima, lasciati dare un consiglio dal buon vecchio Todd Caposquadra. Puoi rifare lo stesso incarico quante volte vuoi. Riceverai la ricompensa solo la prima volta, ma puoi tenerti tutte le monete che trovi nel livello. Ok, questo è quanto. Ora torna al lavoro, su. Mario, vuoi vedere i nuovi incarichi nella lista? Eh sì. Ah, senza... me li butta proprio lì. E facciamoli in ordine, allora. Studio dell'interruttore on-off. Questo mi interessa perché è una cosa nuova, una meccanica nuova che hanno proprio introdotto qui. Cioè, meccanica nuova che hanno introdotto. È un interruttore che non c'era nel primo Super Mario Maker, ma che c'è qui in questo. Dunque, l'interruttore on-off. Nessuno sa come funzioni per davvero. Un protocollo di comunicazione wireless? Un'antica stregoneria? Beh, poco importa. Tu arrivi alla fine del livello e io ti ricompenserò adeguatamente. Affare fatto? Dottor Dispositivi ce lo manda questo incarico. D'accordo. Let's go, grande Mario. Vestito da Mario Maker, tra l'altro, bellissimo. Non penso ci saranno noi costumi in questo caso, il che mi dispiace un po'. Ok. Cambiamo la selezione. Vabbè, d'accordo. Tipo, era meglio se lo lasciavo sul rosso. Esatto, perché tramite quel bottone sono riuscito ad aprire il tutto. Benissimo, ce la faccio a salire su tutti insieme? Se ce n'era un altro o altri due, era una one up. Che
che non faceva schifo, onestamente. Via! Ti ho fregato! Però io le volevo quelle monete. Aspettate un po' che ci rischiamo di morire, aspettate. E sono soddisfazioni estreme. E invece no, grandi così, ragazzi. E l'ho anche tolto di mezzo. Tanta roba. Ciao, piante piragna. Bellissimo. Checkpoint, bene. È un tutorial vero e proprio su cosa si può fare qui. No, no, aspettate, una one-up la voglio provare a prendere. Aspettate, vediamo un attimo se ci riesco. Vai. Ah, bene, basta una. Giusto per vedere come funzionava il tutto. Puoi saltare un attimo. Risalta un attimo che ti tolgo di mezzo. Ciao, bella. Ah, 10 monete tutte per noi. Entriamo nel tubo. Entriamo nel tubo per... stella. Ok. È andata meglio del previsto, onestamente. Ho capito perché mi serve. Ho visto di qua c'erano delle piante piragna. E quindi, esatto, credo di doverle togliere tramite la stella. Fighissimo. Bellissimo. Bellissimo è dir poco. Quindi gli interruttori si possono attivare anche grazie al guscio di Koopa che... c'è il rischio di rimanerci schiacciati però, eh. Ok. Ah, se mi sentite dire Koopa al femminile... due monete... vabbè, le due monete le lasciamo lì. Se mi sentite dire Koopa al femminile è perché per me sono tartarughe e quindi le chiamo al femminile. Le Koopa per me sono femmine. Tutte, quante, dal primo all'ultima. Quindi dalla prima all'ultima. Perdonatemi, chiedo venia nel caso, ma vi faccio per dirvi, almeno sapete un po' con chi avete a che fare, che è giusto capirlo fin da subito. Ho raccolto 58 ricompensa 100, grandi. Io direi di farci ancora almeno un altro livello. Poi magari ci salutiamo, però almeno un altro livello ce lo facciamo, eh. Non voglio fare il primo video troppo lungo, ma dai, almeno 3 livelli, godiamoceli. E mi sembra il minimo. Dannazione, vuoi un incarico? Serviti pure. Sì, un mondo a 3 dimensioni. Così almeno finiamo anche i martelletti delle fondamenta. Ho piantato nel mio giardino diversi alberi. Qualcuno potrebbe provare ad arrivare alla fine del livello? Per arrampicarsi sugli alberi bisogna inclinare L in su. È da un po' che non tolgo le erbacce. Se trovi qualche pianta piragna, spiaccicala pure a terra con un bel salto. Contadina solitaria. Spiaccicale a terra con un salto. Buona fortuna, grazie capo, capo squadra. Le piante piragna non si schiacciano con i salti normali. L'ambientazione di Super Mario. Ah! Ma quindi ho questo io, che non ci faccio niente, ma va bene. No, 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 no. Io adoro già da alla morte questa. La adora la follia. Ci ho provato, ragazzi. Era giusto provarci. Vieni qui. Ah, grandi. Quanto starò a rimanerci? Funziona. Se si tiene premuto giù, si vanno a sbloccare cose. No, ma che spettacolo. Dai, che qui c'è roba. C'è la campanella che col variegato mi dovrebbe permettere la distruzione di questi cosi, ma non quella di... dei mattoni grigi. I mattoni grigi non si possono rompere con niente, almeno per il momento. Quindi se io faccio questo, arrivo qui. Bellissimo. No, no, Mario. Mario gatto. Ok. Potenziamento preso direttamente da Super Mario 3D World per Nintendo Wii U. Se non l'avete, ragazzi, ve lo... Stracons... l'ho fatto per istinto perché ho... straconsiglio comunque era la parola finale. Ho fatto per istinto il lancio in avanti perché mi... questo no, questo l'ho fatto per caso. Però quello prima l'ho fatto di istinto perché ho visto le monete messe in quel modo. Ho detto, ah, ma vuoi vedere che allora si fa così? E funzionava in effetti. Ci si può arrampicare. Ok, sono ritornato dove prima, ma questa è una figata. Aspettate un po', ma... no, allora... io non credo... no, infatti, non... fino a che non tocco terra non mi arrampico, però così basta. Ha funzionato! Non mi chiedete perché, come, eccetera, ma ha funzionato. L'altra campanella. La culata si può dare anche qui, come potete vedere. Bellissimo. Quindi, facendo così, si... si saltano un sacco di nemici. Ah! Quindi ritornano da capo dopo un po'.
Bene a saperlo per chi vuol creare i livelli, più che altro. No, vieni. Apetta. Apetta, parliamone. Vediamo un po' di scelte. Calma e sangue freddo. No, dovresti... Perfetto, bravissimo Mario. Si spostano i nemici così. Sapete che potrebbe essere una cosa fighissima per fare tipo livelli bonus o cose... Più che altro livelli puzzle. Più che livelli bonus, scusate, termine sbagliato. Livelli puzzle. Si possono fare dei puzzle fighissimi in quella maniera. Mio parere personale, però secondo me funziona. Bandiera presa. Mi stanno venendo in mente un sacco di idee, per quello mi sono zittito un attimo, perché veramente mi sono venute in mente un sacco di idee per creare livelli. Fantastico. I blocchi spostano i nemici e li puoi far volare di sotto, magari far volare sopra una pipa per attivare qualche cosa. Bellissimo. Abbiamo raccolto un botto di monete. 100 ce le ha date lui, 107 le abbiamo raccolte. Fantastico. Ok, dovrebbe aver completato le fondamenta in teoria. Fondamenta fatte. Vieni qui, yes, alla grande in questo modo. Perfetto. 3% fatto del tutto. Ok. Fantastico ragazzi, ci avete niente te che hai lavorato fino adesso. Le fondamenta sono terminate. È vietato accedere a quest'area. Ti prego di non entrare. Ok, d'accordo, calmati, rilassati, relax. Easy, calma. Ragazzi, con questo primo episodio di Super Mario Maker 2 noi ci salutiamo qui, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like al video, condividetelo sui vostri social, mi raccomando. Spargete la voce che farò i vostri livelli. Credo di iniziare da domani, a meno che non abbia un incremento assurdo di livelli nelle prossime ore. In quel caso potrei fare, allorché stavo per dire, credo fosse corretto. Potrei fare anche un livello con i vostri livelli già quest'oggi, in serata. Però solo nel caso ne arrivi veramente tanti livelli, quindi... Comunque, trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno di sapere nell'episodio 0. Metterò un link, vi avevo messo un link all'inizio di questo episodio per vedervi l'episodio 0. Quindi mi raccomando, prima di inviarmi il livello, ascoltate quello che vi devo dire, mi raccomando. Ripeto, vi saluto qui per questo episodio e ci vediamo alla prossima.